Ich bin der Dr. Schnabel von Rom. Non preoccupatevi, non ritornerò a parlarvi in tedesco. La lingua alemanna che fu delle due cuginette là nel parco di Racconigi, presso il castello, dove Vittorio Emanuele, per venire incontro ai desideri della madre, dovette scegliere Maria Adelaide e non Maria Carolina che più amava. Appena due anni dopo, nella chiesa maggiore del palazzo del castello di Stupinigi, convolarono a nozze e furono feste grandi in Torino, nella capitale del regno. Furono spesi dalla municipalità il corrispettivo di 1 milione di euro attuali. Tutte le città del regno di Sardegna, compresa Cotesta, Città Reggia, Doristano, si impegnarono a gara per celebrare le fauste nozze, ancorché un bel po' di tempo dopo. Vittorio Emanuele conosceva Oristano, non seguiva i desiderata del padre Carlo Alberto, che era già venuto da principe di Carignano in Oristano nel 1829 ad assistere ad una sartiglia straordinaria nella Domenica in Albis. E però, nell'ultimo giorno della visita ad Oristano del 1840, raggiunse con la nave Tripoli il luogo di Tarros. E lì, dove il generoso direttore del Museo di Cagliari, Gaetano Cara, aveva messo a nudo diverse sepolture della necropoli cartaginese di Capo San Marco, il principe Vittorio Emanuele scese all'interno delle tombe insieme al padre e riuscì a trovare un gigantesco scudo di oplita greco della fine del VI secolo a.C., ora conservato nel Museo di Antichità di Torino, e ancora scarabei incastonati in anelli e pendenti d'oro e ceramiche etrusche, ceramiche fenice, ceramiche ateniesi e ancora armi e bronzi, eccetera. Il tutto fu caricato nel Tripoli e fu portato a Torino nella collezione di antichità. Ma torniamo alla celebrazione delle fauste nozze. Ecco, in Oristano si decise di celebrare queste nozze alla solita, correndo con i cavalli, in maschera, correndo con i cavalli e ricordando la giostra alla stella che si era celebrata nell'ultima domenica di Quinquagesima e nel martedì ultimo di Carnevale nel 1842. Una sartiglia straordinaria, e poi furono gettati per la volontà del Consiglio Municipale di Oristano i dolci nella strada, come si usava al tempo dei Romani con i missilia scagliati, e sulla folla che si affrettava a prendere quelle leccornie. E poi il vino vernaccia che scorse in quantità inimmaginabile. Ma prima il servizio liturgico, il Te Deum in onore dei principi di Savoia e d'Austria. Ma così non finì la storia, perché nello stesso
parco del castello di Racconigi, ecco che Vittorio Emanuele decise di andare a caccia. Ebbene, come in una novella di Lorenz, il re si innamorò della figlia quattordicenne, non guardi a caccia. Da questa figlia, la bella Rosine, ebbe due figlie e alla fine sposò contro il volere della corte la bella Rosine con matrimonio morganatico, cioè che non assicurava ai discendenti alcun diritto sul trono d'Italia. Galeotto fu dunque il parco di Racconigi la prima e la seconda volta, ma intanto Oristano e gli oristanesi si erano guadagnati una nuova sartiglia nel cuore di luglio. L'ultimo re di maggio, quando era ancora principe di Piemonte, il buon Umberto, insieme alla sua affascinante Maria José di Belgio, fu oristano prima della Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, per la loro visita in Oristano, nello spazio interno del Palazzo Parpaglia, oggi Antiquario Marborense, si presentarono al re futuro di maggio e alla futura regina di maggio due compositori, vestiti a tutto punto, con la tuba ottocentesca, con la mantiglia su goglietto diverso per subcomponitori di Domenica e per subcomponitori dei Falegnami. Ebbene, questo fu mostrato della città d'Oristano a quelli che fino al 2 giugno del 1946 ressero nel Quirinale il destino del Regno d'Italia.